Ci sono grandissime probabilità che lunedì prossimo, oggi è sabato, quindi lunedì prossimo, nella estrazione che normalmente è il martedì, ma il martedì è festa, quella della Repubblica, e allora è anticipata a lunedì, che ci sia il coronamento del tentativo del Pietro Romano, il Papa di Roma, Giovanni Paolo II, quando tentò di provocare con l'enciclica Fides Ratio la discesa dello Spirito Santo sulla terra, ossia la nuova Pentecoste. Il 14 settembre del 98, il Santo Papa Giovanni Paolo II provoca la discesa dello Spirito Santo con la sua Fides Ratio, proclamata nel giorno della santa esaltazione della croce, e lo precisa nel ventesimo del mio pontificato. Dopodiché, dopo di aver detto possa la sede della Sapienza, ossia la Madonna, essere il porto sicuro per tutti coloro che cercano la verità, firmò, sottoscrisse l'enciclica. Ebbene, ora accade questo, che lunedì è esattamente il giorno dopo la Pentecoste. Infatti, domani, domenica 31 di maggio, si celebra nella Chiesa Cattolica la Pentecoste, ossia la discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli, che accadde 50 giorni dopo la risurrezione. Ora, in questo caso, poiché la Pentecoste è domani, ultimo giorno di maggio, mentre invece il lunedì è il giorno dopo, è il 51, il 51esimo giorno dalla risurrezione di Cristo. Bene, 51 è il valore numerico di Paolo. Io mi chiamo Paolo nel mio quarto nome e sono nato il 25 gennaio in cui la Chiesa Cattolica celebra proprio la conversione di San Paolo, il quale si chiamava Saulo, ma a partire da quel giorno in cui un sole sfavillante fece imbizzarrire il cavallo, accecò Saulo che cadde in terra e sentì una voce: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Chi sei tu? Sono e Gesù si dichiarò come colui che era stato avversato da Saulo. Ora, Saulo volle cambiare il nome, quindi in pratica Paolo nasce il giorno in cui io sono realmente venuto al mondo. Ebbene, il lunedì questo viene nel giorno dopo la Pentecoste, che è 50 giorni dopo, quindi lunedì è 51 giorni dopo, e celebra il nome Paolo. C'è il Pietro Romano, il Papa Giovanni Paolo II, che ha fatto questa provocazione. Infatti usa proprio questa parola qui: provoca il filosofo a rischiare volentieri per tutto ciò che è bello, buono e santo, al fine di superare l'isolamento e portare un nuovo percorso ragionevole che porti alla verità di Gesù Cristo. In pratica, Giovanni Paolo II, con la sua autorità di Pietro,
provoca la discesa della verità che salva tutti, che è quella dello Spirito Santo. Neanche a farla apposta, appunto domani la Chiesa Cattolica lo celebra e il giorno dopo è, secondo il valore 51, dalla resurrezione di Cristo di Paolo. Ma si celebra anche un'altra ricorrenza domani, è messa in relazione al trasporto della croce fatto in Saronno da chi vi parla. Io sono Pietro Romano, perché in Pietro le tre consonanti P, T, R sono quelle di Paolo Torquato Romano. Io ho sei nomi, dei quali tre cominciano per vocali. Amodeo il cognome, Anna Antonio. Tre sono per consonanti P, T, R e sono quelle di Pietro. Gesù chiamò Cefa, che si sarebbe tradotto in Pietro, proprio perché Pietro rappresenta il nome del Padre di Gesù, Spirito Santo di Gesù e Padre. E per questo il vicario di Gesù ha assunto il nome del Papa, il nome del Padre. Mentre il Vecchio Testamento degli ebrei si conclude con un profeta che è Malachia, anche la storia cristiana conclude tutta la schiera dei papi con la profezia di San Malachia, il quale San Malachia, dopo di aver elencato tutti i papi fino al Gloria Olivae, il numero 112, scrisse, andando avanti, in latino, andando avanti, si scrive in prosecuzione, ma per accorciare, invece di scrivere in prosecuzione, scrisse in psecuzione. Punto. Il che significa, fino a qui io ho elencato tutti i papi. Andiamo avanti, in seguito, punto. E dopo dice, adversa Santa Romana Ecclesia sedebit. La Santa Romana Chiesa si metterà seduta nei banchi dell'opposizione. E c'è Pietro Romano. Ecco, il Pietro Romano che è annunciato, in contraddittorio con Santa Romana Ecclesia che sarà messa in opposizione. E in effetti ciò si è verificato perché io mi sono messo tre volte nel tentativo di portare il nuovo percorso al Papa e non ci sono mai riuscito proprio per l'atteggiamento della Chiesa Cattolica che si è messa in opposizione come nella profezia di San Malachia. C'è scritto, siederà Pietro Romano, il quale predicherà alle sue pecorelle, e le mie pecorelle siete voi che mi seguite qui su YouTube, tra mille tribolazioni, sì, quelle indotte da chi, avendo discredito totale per lui, è in opposizione con tutta quanta la Chiesa. Però la profezia dice, al termine delle quali, quindi la profezia dice che a un certo punto questa opposizione terminerà, alla fine delle quali la città dei sette colli sarà distrutta, ma non è la città, è civitas septicollis, e per civitas si intende tutto l'apparato burocratico, praticamente la sede del Vaticano. Questa è quella che diruetur, cioè che sarà demolita.
è il settimo colle, il colle Vaticano, nella struttura che gestisce la Chiesa Cattolica, quella che ammainerà bandiera. E la profezia di San Malachia lo dice. Non è dunque la demolizione di Roma, è la demolizione, dopo che c'è stata nel passato, del potere dei papi come potere temporale, arriva anche il termine del potere ecclesiastico di Pietro, perché comincia il tempo di Paolo. I principi degli apostoli sono stati sempre due, Pietro e Paolo, però nel cristianesimo c'è stata questa strana cosa che fino adesso è andato avanti soltanto il fideismo poggiato su Pietro. Ecco, è arrivato Giampaolo II, il quale desidera finalmente che nella Chiesa cominci ad avere un po' una voce in capitolo anche tutto ciò che inerisce a Paolo, che è stato chi ha aggiunto alla fede in Cristo già tutta la ragionevolezza della fede. Infatti, senza il principe degli apostoli e l'apostolo delle genti, il cristianesimo avrebbe fatto molta fatica. È stato necessario convertire quel cavallo selvaggio di Paolo proprio perché chi fa esperienza del limite è chi, una volta che l'ha superato, lo conosce e quindi è la persona più indicata per vincere gli ostacoli. Invece chi non ha avuto mai da impattare contro gli ostacoli è simile a un bambino che è stato cresciuto sull'ovacca e quando arriva il momento che non ha più i genitori che lo proteggono, fa una grande fatica perché il mondo reale non è il mondo ovattato in cui i genitori lo avevano tenuto. Ecco, il Signore non ha voluto convertire a suo tempo Paolo, che viveva ai tempi di Cristo, perché Paolo doveva fare esperienza di avversario a Cristo, perché una volta che sarebbe stato domato, proprio come un cavallo selvaggio, che gli basta una volta per essere domato, non ritornerà mai più sui suoi passi. Mentre invece chi non ha trovato questo ostacolo farà come Pietro, il quale va un po' in avanti e un po' indietro, tradisce e poi si pente e poi tradisce di nuovo, perché è impulsivo, ma in sostanza non ha mai fatto l'esperienza di avversario che aveva fatto Paolo. Ecco, il Pietro romano, il secondo Paolo, con la croce sulle spalle, è stato un evento che è accaduto nel 29esimo giorno prima. Il 29 è il decimo numero primo, è 10 il ciclo che comanda, ma quando è il decimo primo è proprio il ciclo assoluto che comanda. Ecco, il tempo trascorso lunedì è proprio il tempo preciso per portare a compimento quel sacrificio in cui praticamente chi portava in giro la croce per Saronno era Pietro Romano, che stava portando la sua croce per essersi trovata avversa Santa Romana Ecclesia. Ebbene, lunedì ci sarà finalmente il coronamento del tentativo di Giovanni Paolo II, perché lo dicono i numeri che distano in giornate quella data in cui firmò l'enciclica dalla data di lunedì. Infatti, se è importante
il periodo di 29 giorni dopo il mio trasporto della croce, perché 29 è il decimo numero primo, quando siamo di fronte al millesimo numero primo, siamo di fronte a un numero che è secondo la Trinità del 10. È del 10 per 10 per 10. Ebbene, lunedì siamo di fronte al millesimo numero primo. Il millesimo numero primo è il 7919, ma i giorni di distanza sono 7931. Significa che quel 7919 è il valore in principio, e poi occorre proprio che si aggiunga un 12, che è proprio la Pentecoste scesa sugli apostoli. Ecco, quando al millesimo numero primo si aggiunge la Pentecoste discesa sugli apostoli, virtualmente sono 12, perché 12 è il 3 per 4, è lo spazio della Trinità che gestisce l'intero dato dall'unità nella Trinità, e quindi è il 3 per 4, per questo gli apostoli sono 12. Ebbene, mettendo tutto questo spostamento di 12 volte in 12 giorni, ecco che il giorno 7919 diventa il giorno 7931 ed è il lunedì 1 di giugno dell'anno 2020. Ora, un'altra cosa dovete osservare, che 7931 ha in 7933 il 1002esimo, diciamo così, minuto numero primo. Siamo andati oltre 2, però il 31 è divenuto 33. 33 è proprio Cristo nel valore della sua vita. Ma Cristo, nella forma del 33, deve essere arretrato a 31, ossia bisogna che da Cristo si tolga di mezzo Cristo e il Padre, per cui qui si tratta esclusivamente della discesa dello Spirito Santo, che è uno solo dei tre. A questo punto non è più tutto il piano di un mille che ha il lato del piano 1 e 1 e diventa 1002, ma si toglie di mezzo il piano togliendo quei due giorni e arriviamo a un flusso esatto, giusto giusto, che è 1000. Un'altra cosa, operando il solito meccanismo di prendere ciò che è per ultimo e spostarlo in principio, questi 7931 giorni, tenendo in mezzo fisso il 93, ribaltando, diventa 1937, che riferito a un giorno diventa 1938. 1938 è proprio nel segno della nascita. Ecco, dunque, come in questa data qui c'è una forma anche di rinascita. Ora, a tenere presente ancora un'altra cosa. Questo è ciò che vale lunedì. Alle ore 20, ossia assecondando anche i 20 anni in cui il Papa Giovanni Paolo II di pontificato firmò l'enciclica, alle ore 20 ci sarà l'estrazione del superenalotto. Accade 4 ore prima del giorno 2 di giugno, un giorno in cui si celebra una cosa
fenomenale da parte dell'Italia. Intanto i giorni diventano 52. 52 diventa proprio nel segno del 26 più 26, ossia di un duo divino. E in Italia che cosa si celebra? In una festa grande, il Dì della Repubblica, Repubblica, il Re Pubblica, ossia è un giorno che pubblica il Re. Il Re è lo Spirito Santo e quindi nel giorno della Repubblica ciò che Dio finalmente pubblica è la discesa del suo Re. 14 anni giusti dopo il miracolo delle sei rondinelle che io vidi apparsi dal nulla e furono rianimate. La quarta aveva le zampette legate con un filo d'erba, era annegata nel cesso. Ebbene, mi apparvero una dopo l'altra, prima tre, e le raccolsi. Rimasero immobili nella mia mano finché io porsi la mano verso l'orizzonte, lì al settimo piano in cui abitavo, lì a Montesilvano, e appena feci io il gesto del là, del va, la rondine immediatamente prese il volo. Accadde la prima volta, la seconda volta, la terza volta, una dopo l'altra, viste sempre comparire dal nulla una dopo l'altra. La quarta era annegata nel cesso, aveva le zampette che erano legate insieme, come a voler dire che non era ancora il momento per lei di camminare. Io gliele sciolsi e tanto feci che riprese vita, aprì gli occhietti, rimaneva ferma, sveglia sulle mie mani e io le parlavo, la accarezzavo e lei stava lì, immobile. Quando mi accorsi e capii che lei non si muoveva e forse non si poteva muovere, volli vedere cosa succedeva se anche a lei, porgendole l'infinito, succedeva come con le altre. E infatti, quando feci lo stesso gesto, anche lei, di colpo, riprese vita e volò via. Passò del tempo, passarono tre o quattro ore, e quando a mezzogiorno io ritornai di nuovo in quel gabinetto, una dopo l'altra io vidi altre due rondini. Ora, cosa sono queste rondinelle che io ho visto lì rianimate da me immobili? Quando voi guardate il cielo, vedete il volo delle rondini. Nel cielo le rondini intrecciano voli a noi d'intorno ancora. Provate a immaginare l'urna in cui ci sono tutte le palline che volano di qui e di lì come rondini. A un certo punto tre palline si bloccano e una dopo l'altra cascano lì e io faccio un 3, un 3 e un 3. Poi c'è quella morta annegata, la quarta. La quarta è quella conclusiva, ma viene fuori bloccata anche lei ancora di più con le zampine legate, come a dire che non è ancora il momento. Ciò nonostante, io centro anche quel 4. La vincita l'ho avuta una e trina quando lo avevo annunciata, ma per voi è come se io non avessi annunciato nulla, proprio nulla. E allora che cosa succede? Una cosa molto semplice succede, che
al momento opportuno quel punteggio di 4, a quel punteggio di 4 si aggiungono altre 2 e il 4 diventa 5 e finalmente 6 e finalmente tutte e 6 le rondini che si erano bloccate tutte dentro quel pertugio in cui avevano interrotto il loro volo riprendono a volare e io finalmente ho dal Signore quella promessa che ho letto in Bibbia, capitolo 29, 19 del libro primo Genesi, in cui due messi celesti andati a Sodoma furono soccorsi da Lot. Lot si comportò in modo super e impedì la sodomizzazione dei due discesi da lui. Io ho sempre visto in Lot me stesso, i due andati da Lot come Padre e Spirito Santo discesi su di me come su un asino. E l'ho detto, ci sono Padre e Spirito Santo su di me e tutti a ridere, a prendermi per il sedere, insomma a sodomizzarmi, tutti, ma io ho il super Lot che mi difenderà. Questo è scritto in Bibbia. E quando ciò può accadere? Può accadere quando sono trascorsi 14 anni dopo quel giorno in cui io vidi questa cosa di cui vi ho parlato, di queste 6 rondinelle che si erano bloccate lì in quel mio cesso e che poi volando via decreteranno il mio successo. Vedremo se da tanti indizi finalmente appare il decreto divino che le cose sono veramente così. Dato che ho parlato di Pietro Romano, dal miracolo delle rondinelle rianimate il 2 giugno del 2006 fino al prossimo lunedì, i giorni sono 5.113, laddove 10.000 è tutta la realtà, 5.000 è tutto il moto reale all'interno della realtà, unilaterale, mentre il 113, vedete, è proprio il numero del Papa 113, Pietro Romano. Quando io portai in giro per Saronno la mia croce, era la croce di Pietro Romano, era nel segno di quella Santa Romana Ecclesia che si era sempre posta contro al tentativo sacrosanto fatto da Giovanni Paolo II di far scendere lo Spirito Santo sulla terra. Dunque, tutto sembra in perfetta regola.